Buon pomeriggio a tutti, anzi buonasera oramai, visto il... cercheremo di stare, a me il compito di introdurre l'incontro di questa sera che come CMC insieme al meeting abbiamo costruito e promosso per rappresentare una delle azioni più importanti che oggi il movimento cooperativo in generale, le aziende in particolare, svolgono nello sviluppo della loro attività imprenditoriale. Il titolo che abbiamo dato a questo incontro è un titolo che insomma un po' vuole rappresentare anche il percorso che in particolare la nostra cooperativa, unitamente anche ad altre cooperative che affrontano il mercato così complesso, così complicato, così difficile come lo stiamo vivendo in questo periodo, lo affrontano in chiave soprattutto di internazionalizzazione, in chiave di competizione, in chiave di innovazione e lavoro. A me compete sostanzialmente introdurre questo ragionamento proprio per mettere in evidenza quanto sia per cooperative, per imprese delle nostre dimensioni importante stabilire, comprendere e capire come affrontare i temi della competizione a livello globale. Perché stare sui mercati internazionali significa comprenderli, significa interpretarli, significa misurarsi, ma significa soprattutto dare continuità ad un'azione che diventa per certi versi fondamentale ai destini, allo sviluppo delle nostre imprese. Il valore aggiunto che deriva da questa attività è quindi direttamente funzionale a ciò che le nostre imprese, cooperative o di capitale che siano, trovano nello sviluppo e nella presenza dei mercati internazionali. Lavoro, competenza, innovazione sono sicuramente valorizzazione delle risorse umane, sono percorsi che in aziende di capitale e in particolare in aziende cooperative come le nostre sono sostanzialmente cantieri sempre aperti per continuare a declinare nel modo migliore una continuità imprenditoriale che altrimenti oggi all'ombra del campanile la dimensione industriale delle imprese non sarebbe nelle condizioni di poter mantenere e difendere. Ecco, ci aiuta nella comprensione di questo percorso che è una individuazione di opportunità, ma una gestione attenta anche dei rischi che comporta un processo di internazionalizzazione come quello che imprese del nostro settore hanno in qualche modo affrontato, ci aiuta, dicevo, in questo percorso anche la consapevolezza, il nostro essere impresa cooperativa. Impresa che dà in qualche modo costruisce, tende a privilegiare un atteggiamento particolarmente virtuoso rispetto ai temi delle valorizzazioni professionali, della dimensione tecnologica, dell'innovazione tecnologica che ci consente di competere in aree magari anche lontane e soprattutto difficili da gestire nel rapporto con quei territori. In questo percorso e a comprenderlo meglio ci aiuterà il professor Vaciago, al quale darò immediatamente dopo la parola, ci aiuterà Dario Foschini, amministratore delegato, che quindi più nello specifico parlerà anche di CMC rispetto a queste sfide, a come stare, come vivere con successo questo tipo di mercato, Mauro Lusetti, presidente di LegaCoop nazionale, che naturalmente farà un po', trarrà anche dal punto di vista più complessivo le conclusioni rispetto ad un modo di interpretare, di stare, di vivere il mercato che oggi in particolare riguarda il nostro settore. In questo mi aiuta Roberto Seghetti, giornalista, editorialista, economico, che ci ha anche aiutato a costruire questo percorso e che quindi fungerà un po' da moderatore, provocatore, fra virgolette, insomma, con
con adeguati interventi alla gestione dei diversi interventi. Vi ringrazio fin da ora per l'attenzione. La parola al professor Vaciago. Grazie per questo invito che mi ha fatto molto piacere, perché è un tema questo che tratterò con voi stasera che è affascinante. Capire le opportunità, i rischi, i problemi da risolvere di un mondo nuovissimo e che non è mai esistito prima. Fra 2 mesi festeggiamo la caduta del muro di Berlino di 25 anni fa. Avendo un figlio sveglio all'epoca, corse a collaborare alla caduta di quel muro e ne ho a casa un pezzo che mi regalò al ritorno da Berlino. Ci andarono i giovani di tutta Europa, commovente. Beh, da allora sono successe solo cose impossibili. Pensate, 2 anni, l'anno dopo si riunifica la Germania. Se aveste detto qualche anno prima che era in arrivo la riunificazione della Germania, avrebbero riso tutti. Dopo un anno ancora scompare l'Unione Sovietica, c'è rimasta solo a Torino, corso Unione Sovietica, c'era la Fiat, se n'è andata anche lei, ma corso Unione Sovietica c'è ancora, solo a Torino. E 2 anni dopo, per la prima volta da millenni, 300 milioni di persone hanno pacificamente la stessa moneta. Era già successo tante volte. Un mio antenato mi raccontava, mio padre, che nel 1804 le monete con su scritto Liberté, Égalité, Fraternité erano accettate nei bar di Milano. Erano i soldati di Napoleone. La moneta è già esistita, l'Europa è già esistita, tante volte. E lo vedete dalle chiese e dai cimiteri di guerra. Beh, adesso ci stiamo provando a farlo pacificamente, per la prima volta da molti secoli. Non è uno scherzo. Viviamo in un mondo affascinante dove la crescita non si è affatto. Oh, parlare oggi di queste cose in Italia, anche a Rimini, è un po' complicato, perché c'è un pessimismo in giro che si taglia col coltello. Spesso da disinformazione. Se leggete sui siti oggi è uscito il dato che siamo in deflazione, comunicato Istat, eccetera. Tutti i titoli di domani dei quotidiani saranno l'Italia in deflazione. Guardo il comunicato Istat, è tutto da calo del prezzo della benzina. Beh, perché dovremmo lamentarci? Noi la paghiamo la benzina, il fatto che costi meno di un anno fa non mi deprime affatto. Ovviamente questo è il lato positivo. Allora, rapidamente vi faccio vedere 4 grafici che tutti i mesi aggiorno per capire come va il mondo, la parte del mondo delle due parti, quella sviluppata e quella emergente, l'Europa e poi l'Italia. E poi discutiamo dei problemi e in questi problemi ci mettiamo i valori della cooperazione assieme a quelli della competizione. Okay. Chi di voi ha fatto sport sa che cooperare con i tuoi e competere con gli altri è una grande regola di gioco, a condizione che l'arbitro non sia comprato da uno dei due e che quindi ci siano buone regole fatte rispettare e rispettate. Okay? Dopodiché voi avete i vantaggi della competizione, ma anche la cooperazione fa squadra con i tuoi in tutto il mondo è altrettanto importante. Quando questo paese cresceva nella sua storia è perché queste due regole, cooperare e competere, le sapevamo fare senza confonderci, senza cooperare col nemico per fregare i tuoi, perché allora le cose vanno molto male. Allora, grande pessimismo, ma perché? Guardate questo dato. Allora, i miei collaboratori di REF mi fanno tutti i mesi la somma della produzione industriale del mondo, 120 paesi, fonte è Central Planning Bureau olandese, e voi vedete che c'è stata una grave crisi, 2008-2009, a fine 2008 fallisce Lehman Brothers, si ferma il mondo,
non gli Stati Uniti, l'Italia. Quel grafico lì fatto per l'Italia è un po' diverso, ma quel crollo e quella risalita accomuna tutto il mondo, che fa parte del mondo. Gli unici due paesi che non si sono accorti della crisi sono Cuba e la Corea del Nord, non sono di questo mondo, sono di un altro mondo. L'India ha reagito molto meno della Cina. La Cina è molto più integrata. Se lo faccio paese per paese, vedo quanto è già nel mondo e quanto ne è rimasto fuori. Quando c'è uno shock globale, se tu non te ne accorgi è perché sei morto o perché sei sulla Luna. Gli shock globali colpiscono tutti. E poi vedremo con che differenza. Attenzione, quella crisi, se voi andate in Cina, in Brasile, in America, parlate di crisi, vi dicono: scusa, quale crisi? Il mondo la crisi l'ha già superata, quel V è incredibile. Gli anni 30 sono tutta un'altra storia, non crolla del 30% la produzione industriale dell'intero mondo e non risale di altrettanto, così a V stretto. Oh, attenzione al linguaggio, all'inizio del grafico trovate, chissà se funziona, non so mai, ah no, va tenuto dall'altra parte. Allora, questa è la recessione. 2001-2002, questa è una recessione, mica da poco, questa è una grave crisi. Le recessioni ne vieni fuori con le politiche monetarie e fiscali rapidamente, e così è stato il caso degli Stati Uniti, eccetera. Quando hai una grave crisi bisogna che ci sia qualcosa di più, forte aumento di liquidità, debito pubblico, eccetera, eccetera, risanare le banche. E poi ne vieni fuori. Da allora il mondo è tornato a crescere. Ok? Fondamentale, attenzione, il mondo non è mai andato così bene. Non so se è chiaro. Molti non se ne accorgono perché guardano l'ombelico, guardano il dito invece che la luna e pensano che il mondo sta andando male. No! Questa è la produzione industriale che da 2,5 secoli è la locomotiva del mondo. Okay? Quindi si incomincia a guardare la produzione, poi si tira dietro i servizi, poi ovviamente la produzione paga salari che vanno nei negozi e quindi c'è spesa. Se si ferma la produzione industriale si ferma la società moderna da 2,5 secoli. Ma in che mondo viviamo? Questo è l'altro pezzo, è affascinante. Attenzione, questo è lo stesso grafico di prima quando ho diviso i paesi a seconda che appartengono alle economie avanzate. Avanzate una volta significava che erano avanti agli altri, oggi c'è il rischio che significhi rimasti indietro, advanced o leftovers in inglese, cioè sei avanzato, sei quello di ieri. Le economie avanzate è il grafico piatto, la produzione industriale non cresce molto da noi, cresce in valore ma non in quantità. Fai più profitti se riesci a vendere, ma producendo lo stesso numero di auto Ferrari. Montezemolo che l'ha capita, raziona le quantità e alza i prezzi, se ha potere di mercato, perché produrne tante. Oh, la cosa affascinante è che di questo nuovo mondo in cui stiamo vivendo non abbiamo le statistiche, ma perché le statistiche sono ancora fatte per paese e i paesi non dicono più niente in questo mondo se la produzione di un paese cresce altrove. Perché questo è emblematico. Prendete il Giappone, dice da 20 anni non cresce. Guardo tutte le prime 10 imprese giapponesi mai andate così bene. In altre parole, cos'è successo all'auto giapponese? Ha raddoppiato in 10 anni la produzione a parità di produzione in Giappone. Cioè le fabbriche se ne vanno. Non era mai successo nei passati imperi. Mai gli inglesi hanno aperto fabbriche in India o in Sudafrica o in Canada o in Australia. Nei passati imperi, quando il mondo è stato globale in passato, erano imperi che prendevano colonie, ne portavano via materie prime, uomini e donne a scopi diversi e gli davano in cambio noccioline. Cioè questa era gli imperi di una volta. Era vietato all'industriale inglese nel 700 esportare macchine, perché le macchine sono il tuo futuro e te le tieni in casa, tu esporti manufatti ma non fabbriche, e nessuna multinazionale esisteva in passato. Quando ancora io ero bambino, multinazionale era grande, americana e cattivo.
Se avevo un amico che aveva il padre che lavorava in una multinazionale, noi lo guardavamo come dire: questi che lavorano per le multinazionali sono cattivi. Oggi, se non sei multinazionale, o hai l'amico sindaco o hai qualche problema. Questo è come il mondo è cambiato. È successo tutto in questi 20 anni. Quelli della mia età si sono visti cambiare il mondo. I giovani che nascono adesso lo sanno, i miei nipoti, ne ho 11, e sanno tutti queste cose, anche perché gli faccio leggere i miei grafici. Ma tanta gente non lo sa questo mondo. Non abbiamo statistiche, ma la mia scommessa, e in molti settori cominciamo a avere i dati, che metà di quella crescita là siamo noi. Se andate a vedere la Toyota, ma l'Audi ha appena annunciato che quest'anno produce più auto fuori dalla Germania che in Germania. Quando la gente mi dice la Germania non cresce, io dico: ma la Lamborghini e la Ducati secondo te cosa sono? Beh, dice: ma sono a Bologna. Sì, ma sono tedesche. Contale nella produzione Volkswagen, per piacere. Allora il mondo vi compare completamente diverso. Anche le nostre aziende americane, francesi, tedesche, italiane, che sono parte del mondo nuovo in cui viviamo, vanno bene, crescono. Si è disaccoppiato quello che è il vecchio concetto ottocentesco di Stato sovrano. Dice: ma Palazzo Chigi cosa decide oggi? Qualcosa spero di utile per rendere l'Italia attraente. Attenzione, per crescere qui devi far sì che gli altri vengano qui, altrimenti il tuo meglio se ne va a crescere altrove e il paese non cresce. Questo non era vero fino a 30 anni fa, bastava essere bravi per crescere qui. Adesso devi essere bravo per attrarre gli investitori stranieri a venire a crescere qui, visto che il tuo meglio, guai a lui se non cresce altrove, non ha capito che le regole sono queste adesso. Quindi se noi siamo veramente bravi, un paese onesto, efficiente, dove la PA funziona, ogni tanto sogno anch'io come Renzi, eccetera, no? Un paese diverso dai difetti che abbiamo accumulato negli ultimi 20 anni, inducendo i nostri a andarsene anche per la disperazione, non solo per crescere di più. Allora, la tesi mia è molto semplice: buona parte di quel di più di crescita là siamo noi. È il nostro meglio che cresce là, e lo ritrovate se prendete le statistiche delle grandi aziende che vanno bene, crescono in un solo paese. Ma quando mai? È ben difficile che, sì, ci sono eccezioni, ovviamente Maranello non delocalizza la fabbrica della Ferrari perché è troppo forte l'immagine, la qualità che deve garantire tutto il Made in Italy, eccetera. Ci sono eccezioni, ma nella gran parte dei settori, e pensate ai settori fondamentali di un paese industriale maturo, dall'automobile agli elettrodomestici, eccetera, noi abbiamo spostato. Se guardate cosa è successo a Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia, trovate Germania. Dice: ma nelle statistiche risulta che la Germania ha problemi. Sì, perché tu guardi solo quegli 80 milioni lì, ma guarda anche tutti gli altri. Guarda le aziende, cioè non riuscite più a capire come mai in borsa le borse vanno bene e i paesi vanno male. E dice: ma quali titoli vanno bene? I titoli delle multinazionali? Sì, allora quelli stanno nel mondo, vanno bene perché il mondo va bene. Va bene, allora questo è affascinante. Prima o poi avremo le statistiche dell'Italia vera, cioè dell'Italia ovunque essa sia, e le statistiche della Germania, eccetera, eccetera. E riconcilieremo questa crescita. Quei paesi là non crescevano fin tanto che crescevamo noi a spese loro. Adesso è diventato un modo affascinante e nuovo in cui si cresce assieme. Di qui la necessità, e non so se se ne è già parlato qui oggi, di questa nuova legge anche italiana su cosa significa cooperare, non solo nelle aziende ma tra paesi, perché se passiamo il tempo a farci la guerra, è chiaro che non andiamo da molto avanti. Attenzione che grazie alla finanza, già adesso il ciclo, le variazioni da un mese all'altro rispetto alla tendenza, questo è il grafico complementare a quello precedente vi dava i trends, e vedete che la produzione industriale nei paesi avanzati, e c'è Stati Uniti, metà Europa,
e Giappone è relativamente stabile. No? La crisi, l'abbiamo, guardate la sincronia dei due crolli 2008-2009, è impressionante, è lo stesso shock. Hanno chiuso i rubinetti delle banche. Ricordo che un amico industriale a fine 2008 mi telefona: Giacomo, che fine hanno fatto i soldi? Dico, dove, che fine ha fatto? Nessuno ho visto in Piazza Duomo bruciare banconote. Ma guarda che non ne gira uno. E gli ho detto, e tu, i tuoi che fai? Ah, io mi guardo bene da non spenderli. Guarda che si chiama circolante perché se non gira non c'è. Se ciascuno tiene i soldi in tasca perché ha paura, il paese si ferma. Ed è quello che è successo in quel drammatico autunno-inverno 2008. Perfettamente sincrono. Poi noi torniamo sul nostro trend stazionario, al cui interno le quote possono un po' cambiare. Attenzione, anche lassù, in certi mesi va avanti la Cina, in certi mesi va avanti il Brasile, le quote cambiano, ma l'aggregato è relativamente stabile, impressionante. Nel breve periodo voi vedete i su e giù, ad esempio il 2014 è iniziato con i paesi emergenti che frenavano, però quella è un'anomalia che verrà corretta. Io ho già in mente che nei prossimi sei mesi ci ritroviamo, e vi faccio vedere il grafico, non è più possibile che i due aggregati sono così interdipendenti che non è più possibile che la Cina vada bene e la Germania no, perché la Germania è la Cina di qua, è la Cina da questa parte. Se voi guardate il mappabondo e guardate dov'è la Cina, poi fate il giro e trovate la Germania, è la stessa cosa oramai, cioè l'interdipendenza tra settori, tra paesi, per filiere, supply chains come le chiamiamo in gergo. Qualcuno mi ferma prima che perché sennò io vado avanti su questa storia alcune ore, ma domattina mi hanno detto che c'è un altro convegno qui. Allora, vedete che la finanza e la macroeconomia e le banche centrali tengono assieme il breve periodo molto più di una volta. Se c'è uno shock vanno giù tutti assieme. Se la Cina frena, io mi aspetto che fra sei mesi quel grafico lì faccia vedere la linea continua rossa. Sono daltonico, non so mai che colore è, beh, può essere qualunque colore. Quella linea colorata continua, una volta non avevo problemi ai semafori, andavo con gli altri, adesso è pericolosissimo, sono tutti daltonici a Milano. La linea rossa scende mentre c'era la ripresa negli Stati Uniti e in Inghilterra. Io mi aspetto che nei prossimi mesi i due si riconcilino, perché le interdipendenze sono troppo forti. Questo è il problema serio. Questo è il problema serio che noi abbiamo, cioè io lo chiamo i due euro. La Germania e l'Italia non si parlano, da tempo noi diamo la colpa a loro e loro a noi, che è il contrario della cooperazione. Attenzione, Jacques Delors, ho inciso, vista la casa in cui siamo, la costruzione dell'Europa è largamente da ricondurre a dei fanatici cattolici. Da Adenauer a De Gasperi, da Schumann, di cui è in corso la beatificazione, a Jacques Delors, a Helmut Kohl, i cattolici avevano questa visione di una unione indissolubile, come usava una volta, che usava la moneta come strumento di integrazione e di cooperazione. Se leggete gli scritti di Jacques Delors, è bellissimo. Chiedo una volta a Romano Prodi, ma sai che ho scoperto che Jacques Delors è cattolico? Sì, Giacomo, mi ha detto Romano, è francese, come dire, più serio di noi. Ma tutta questa roba, tutta questa integrazione che abbiamo fatto da Adenauer a Helmut Kohl è una fissa cattolica che l'Europa è già esistita, basta vedere le cattedrali e evitare di andare nei cimiteri di guerra. Questo modello ha funzionato? No, purtroppo noi la cooperazione non l'abbiamo mai messa in moto. Abbiamo fatto, purtroppo, perché il rapporto dell'oro 89 ha festeggiato i 25 anni il 17 aprile scorso e ci ha lavorato un fracco di gente per bene, per l'Italia, Tommaso Padoa-Schioppa. Il rapporto dell'oro era molto chiaro, la moneta fa funzionare il mercato che seleziona e vince il migliore. Però per piacere i governi cooperano e la solidarietà garantisce che questa unione è forte. Che vuol dire che il welfare non può essere a Bologna, il welfare va disegnato come welfare europeo, perché se no
Poi hai full employment in Germania e giovani senza futuro in Italia, salvo che prendano il treno e vadano in Germania, che è il modello in corso. Pessima cooperazione, nessuna solidarietà. Allora, la moneta richiedeva, la moneta rende indissolubile l'Unione e quindi fa partire un mercato molto migliore che seleziona. Le virtù, noi non dovevamo diventare tedeschi nella teoria, guai, se tutti diventano tedeschi tocca scappare e andare in America, si è già visto quando cercavano di farci diventare tutti tedeschi. Noi dovevamo essere quello che gli italiani da sempre sono, cioè il meglio in tutto ciò che un grande artigianato di qualità e di cultura sa fare, che questa è l'Italia da 2000 anni, basta visitare le cattedrali e tutto il resto che noi abbiamo fatto, o andare a Firenze. Su Firenze c'è un aneddoto bellissimo, io valuto i sindaci da cosa ne pensano i tassisti. L'anno scorso inaugurano la porta del paradiso restaurata del Battistero. Arrivo a Firenze e dico al tassista: mi porti al Battistero, voglio vedere questa roba del Ghiberti favolosa. E lui: no, non è possibile. Perché? Abbiamo uno stronzo di sindaco qui, un certo Renzi, che ha pedonalizzato la piazza anche a noi tassisti che eravamo i padroni della piazza. Ho detto: questo ragazzo deve essere bravo, se c'ha i tassisti contro è certamente un bravo sindaco. Adesso fa il sindaco a Palazzo Chigi, speriamo bene. Allora, cosa succede nel 2011? E non è finita, è che questa integrazione non funziona. Se i nostri giovani per trovare lavoro devono andare in Germania, che razza di integrazione alla pari è? Se grazie alla moneta i governi non cooperano, e nel frattempo campacavallo che avremo un governo federale in Europa, ma il trattato di Maastricht e il rapporto dell'ONU non pensavano che avremmo avuto un governo Obama a Bruxelles, ma quando mai? Anche diverso dall'attuale presidente, un po' deludente. Io sono uno di quelli che è stato sulla notte a festeggiare 6 anni fa le elezioni di Obama, ma sono molto pentito. Bombarda, lo chiamate un uomo di pace. Vabbè, tornando al tema, è chiaro che in Europa noi abbiamo fallito. Ma non perché erano sbagliati i documenti, i trattati, eccetera, perché non abbiamo saputo realizzare il sogno che cooperando i governi e competendo le imprese, questo era un modello di benefici reciproci. Quando sentite dire bisogna uscire dall'euro, io chiedo: ma scusa, cos'è l'euro? Non lo so, basta uscire. Dico: no, non ci siamo capiti, il Nord Africa ci aspetta, ma io non vorrei raggiungerlo uscendo dalle Alpi verso il Nord Africa. Purtroppo il sogno di Delors non si è visto, perché mai come da allora, da quando abbiamo la stessa moneta, i governi si fanno le prediche, gli sgambetti, si reciprocano delegittimandosi assieme senza riuscire a fare squadra, soprattutto nei momenti di difficoltà e di crisi. Ci hanno preteso comportamenti che erano contrari allo spirito di una cooperazione. Facciamo tutti l'austerità. Cooperare vuol dire avere gli stessi obiettivi, non fare le stesse cose. L'obiettivo deve essere comune e poi cooperare, ciascuno fa la sua parte, non si imitano nei difetti. Vabbè, qui c'è un problema, è da ricostruire. Non credo convenga uscire, credo sia meglio ricostruire un'Europa che per i nostri figli sia un po' meglio di quella che abbiamo fatto quest'anno. Attenzione, anche questo grafico però trae in inganno. La Germania sembra stazionaria, ma se vedete quanto cresce fuori dalla Germania, vi rendete conto che la Germania continua a crescere. E in questa produzione italiana che non cresce da anni, in realtà molta nostra produzione sta crescendo altrove, o peggio ancora, peggio o meglio, lo lascio decidere a voi, qui dentro è mescolato anche della produzione che cresce, ma sono i tedeschi in Italia. Quando qualche mese prima che Marchionne annunciasse che la Fiat rimandava gli investimenti in un grande albergo di Torino, ci sono con protocolli tedeschi e italiani gli uomini della Volkswagen e offrono all'indotto Fiat di entrare, se vogliono, nell'indotto Volkswagen, vuol dire che in Germania sapevano 3 mesi prima cosa avrebbe poi annunciato Marchionne. Quell'indotto, cioè se andate a vedere molte imprese oggi che vanno bene,
da Torino a Bologna, ho scoperto che vanno bene perché sono nelle filiere tedesche. E allora non lamentiamoci poi che dice che la Germania va male. Va bene, questa è la premessa. Ragioniamo su come si fa a crescere in un mondo di questo tipo, come un'azienda cresce in un mondo di questo tipo, quali sono i fattori di successo di un mondo di questo tipo, e poi domandiamoci, vista il tema della serata, quanto la cooperazione tra lavoratori di un'impresa cooperativa sia adatta, sia giusta, sia la migliore possibile per un mondo di questo tipo, visto che era stata pensata in un mondo molto diverso. I valori del passato sono ancora i valori grazie ai quali abbiamo il futuro che ci meritiamo. Non la faccio lunga perché avete un testo da leggere con pazienza vostra, ma vi voglio illustrare tre principi fondamentali. In che cosa tutto il mondo che vuole crescere sta più investendo, secondo voi? Nell'educazione. Perché è fondamentale. Da analfabeti a che sanno comunicare, cioè leggere e scrivere. Oh, se vi riguardate 1861, quando i piemontesi fanno l'Italia, in che cosa investe nei primi anni? Scuole, scuole, scuole. L'Italia era un paese dove, salvo una piccola aristocrazia che parlava francese e un po' di borghesia piccola anche quella che parlava il dialetto locale e se ne vantava, per il resto eravamo un paese di analfabeti. E come si fa a girare il mondo se manco sai leggere e scrivere? Quindi anzitutto investi in ciò che consente di comunicare, che è la scuola elementare, media, dove tutti i paesi emergenti stanno investendo. Milioni di persone vanno a scuola per la prima volta da Adamo ed Eva in questi paesi emergenti. E quindi si meritano un futuro migliore per la prima volta nella storia di quei paesi. È impressionante. Girate in Sud America, la Cina, eccetera, e scoprite che il primo investimento, ma era vero anche in Italia, in Sicilia o in Lombardia nel 1860. Il primo investimento da fare è essere in grado di comunicare, leggere e scrivere, e quindi potersi rapportare al prossimo. Se non comunichi oggi non esisti. Comunicare in inglese può essere utile, ma anche in italiano, dipende da chi parli. Con mia moglie parliamo ancora italiano, ma ho due nuore, una inglese e una francese, che i miei nipoti me li stanno tirando su bilingui. Io spero che non se lo dimentichino l'italiano, loro sono molto orgogliosi, le mie due nuore, una dell'inglese e l'altra del francese. Comunicare, ma poi soprattutto capire, e quindi cercare di capire questo nuovo mondo che non sta fermo, per cui devi, come si diceva una volta, imparare a imparare continuamente. È il learning tutta la vita che devi saper fare, e questo, man mano che sale l'intensità di capitale umano di una persona, è decisivo. Da qui tutta la necessità di avere corsi di continua formazione di capitale umano. Io da anni dico ai miei studenti che i miei corsi dopo 10 anni sono scaduti e devono tornare, perché le cose che insegno mica sono sicuro che sono ancora buone fra 10 anni. Quando mi incontro uno che mi dice che è stato mio studente 30 anni fa, gli dico: guai a lei se lo dice in giro, quelle robe là non sono più buone, sono scadute come le medicine, e bisogna studiare tutta la vita. Cioè riscopriamo quello che nel progetto del Cardinal Newman del 1857, consiglio chi ha interesse a rileggersi, idea di un'università. Cos'è un'università? È un posto dove si educa a ricercare la verità. Diffidate di chi la verità la possiede. O è religione, teologia, o è pericoloso. E le guerre di religione, ahimè, sono tornate di moda. Ma apprezzate chi la verità la cerca. E la teoria dell'istruzione di tipo universitario è educare a ricercare la verità. Ho già amici che hanno mandato i figli all'università a Shanghai.
quando l'ho saputo ci sono rimasto male, perché ero fermo al mondo in cui i ricchi cinesi, i ricchi indiani, i ricchi russi andavano a Oxford e Harvard. Se questi cominciano a investire anche nel capitale umano superiore, consentitemi da professore universitario questa brutta definizione, ma se anche le università cinesi e indiane eccetera incominciano a dare borse di studio per avere i migliori del mondo, che è stata la forza dell'Inghilterra prima e dell'America poi, allora è chiaro che noi per competere e per continuare a garantirci che siamo un passo avanti a loro dobbiamo fare di più e meglio. La cosa paradossale è che questo sta succedendo in altri paesi e noi manco lo sappiamo. Vi invito a fare questo esperimento: andate sul sito dei Max Planck Institutes, sono 82 istituti di ricerca, che fondazioni, che trasferiscono gratuitamente alla rispettiva industria di riferimento, cioè quello della chimica, della meccanica, della fisica, eccetera, trasferiscono gratuitamente alla rispettiva industria tedesca di riferimento i risultati della loro ricerca. Beh, 10 anni fa questi signori hanno fatto un board importante, hanno preso una decisione. La decisione è molto banale ed è spiegata nel loro sito, c'è in tedesco e c'è anche in inglese, quindi la potete controllare. Dice: in un paese a demografia negativa, la Germania da anni, come l'Italia e come il Giappone, i 3 grandi paesi industriali al mondo hanno demografia negativa da tempo. È affascinante, ma questo lo lasciamo a un altro giorno, vedere come hanno risolto questo problema. Noi siamo l'esperienza peggiore. Non sono annegati nessuno di quelli che sono andati in Germania o in Giappone. Noi siamo famosi al mondo per come, con una legge orrenda, si chiama Bossi-Fini, abbiamo fatto annegare tanta gente. Però lasciamo perdere questo, torniamo al Max Planck. Max Planck 10 anni fa scopre che, essendo la Germania un paese a demografia negativa, la probabilità di avere grandi scienziati tende a ridursi. Non c'è scritto da nessuna parte che nascono geni in un paese più che in un altro, ma è un prodotto della demografia. Quindi adottano l'inglese e ricche borse di studio per avere i migliori del mondo. I figli più in gamba dei miei amici vanno in Germania, da Monaco, in Baviera e così via, con borse di studio ai Max Planck Institutes. Noi non abbiamo nemmeno studiato il problema. Sempre Schröder, la Merkel ha proseguito, ha deciso che in un mondo siffatto conviene avere 11 università di eccellenza, uno per ciascuno dei land occidentali più uno per tutti e 5 i land orientali. Ci ha messo 3 anni, perché non è facile fare un'operazione del genere, bisognerebbe spiegarlo alla Giannini, ci ha messo 3 anni, sono partiti, gli danno miliardi per avere i migliori professori e studenti tedeschi trasferendosi nei prossimi 20 anni, queste cose non si fanno in 3 giorni, in queste 11 università di eccellenza che devono battere Harvard e Oxford. Della cosa in Italia nessuno parla, perché la regola è che per crescere devi emulare l'altrui meglio, che è la regola da 30 anni, noi non l'abbiamo ancora capito. L'altrui meglio è il benchmark con cui ti confronti per progredire. Chiudo. Un minuto? Sì, sì. Due. Chiudo. In un mondo siffatto, pieno di opportunità e di problemi, di rischi e di possibilità di profitto, a quali condizioni un'impresa italiana, sia essa una società per azione, un'azienda familiare o una grande cooperativa, può avere successo? Beh, fondamentale è anzitutto capire in che mondo vivi. È chiaro che se non ti sei ancora accorto di ciò e speri che il sindaco o l'amico in comune o il prefetto eccetera ti risolva i tuoi problemi, vuol dire che sei fermo a un secolo fa. Però viceversa, se tu hai fatto lo sforzo di capire i problemi e le opportunità di questo mondo, ti devi ancora di nuovo domandare a quali condizioni il passato successo è garanzia di successo futuro.
E qui nel caso di specie stiamo discutendo di una storia di una grande, discutiamo subito dopo, di una grande cooperativa che ha nobili origini, che nasce in un territorio che era già famoso molti secoli prima. Ravenna non è una cittadina banale, se la visitate, è stata famosa già in passato, con virtù eccezionali che attiravano, non che la gente ne scappava, perché queste cose sono decisive. Dicevo, questa struttura, quali sono le sue sfide per riuscire ad avere successo? Beh, la prima cosa più ovvia, che già è banale da quanto ho detto, è diventare globale, che non è nel DNA del nostro mondo cooperativo, che aveva molte radici locali e che era basato sul fatto che ci si conosce, che ci si parla, che ci si va al bar assieme e quant'altro. Quindi riuscire a diventare globale conservando le tue radici non è uno scherzo. È più facile se tu sei di chi la vuole. La public company americana è pensata, si chiama public perché è di chi la vuole. In italiano pubblico vuol dire del comune. In inglese pubblico vuol dire di tutti, che è un po' diverso. Come i pub in Inghilterra, no? Si chiamano bar perché public house vuol dire chiunque può entrare. Da noi non è chiaro, quando dici pubblico a volte si pensa che è di un tuo amico. Però, tornando al tema, allora è chiaro che in una logica di grande cooperativa essere globale vuol dire far parte di una strategia di cooperazione che anzitutto richiede che l'azienda continui a valorizzare la cooperazione al suo interno e la sappia trasferire a quella che è cooperazione con altri paesi. Devi riuscire contemporaneamente, anche qui, nella vecchia logica cooperativa, gestione e strategia tendevano a coincidere. Oggi sempre più ci si rende conto che il momento strategico, cioè la visione di lungo periodo che è importante tutte le volte che devi decidere dove andrai a crescere e così via, questa visione strategica non è tipica della società dominata dai soci, che sono i dipendenti che tendono ad avere orizzonti più brevi, arrivare alla fine del mese, arrivare all'anno prossimo e così via. La terza cosa, che di nuovo oggi è sottovalutata perché viviamo in un periodo straordinario di troppa liquidità e quindi di accesso al capitale quasi illimitato. In questo momento, quando un imprenditore mi dice che non trova soldi, dico che è lui che non vale, perché l'unica cosa abbondante al mondo per ora, e a sentire i banchieri centrali ancora per qualche anno, sono i capitali. Quindi in questo momento l'emergenza non è la raccolta di fondi. Però è chiaro che essere globali vuol dire muoversi su una dimensione globale di tutti e tre gli aspetti: la governance, e quindi gestione e strategia, capitale umano, farlo continuamente progredire in casa e fuori, e saper finanziare nel modo appropriato questa crescita, che necessariamente più la crescita è lontana e più richiede logistica e strutture finanziarie di tipo globale. Stare sui mercati finanziari globali, forse erano bravi ai tempi del successo di Ravenna qualche secolo fa, ma forse non è l'attuale situazione del nostro paese, salvo le grandissime aziende che sono globali perché non sono più italiane. Attenzione a quello che sta succedendo appunto nel settore, non casualmente all'avanguardia nei beni di consumo durevoli, che è l'automobile. Fra un po' non ci saranno più, l'ultima a resistere è stata la Francia, e mal gliene in corse, perché in questo momento la crisi dell'auto non è più l'Italia, è la Francia, perché hanno protetto la produzione domestica più di quanto se lo meritassero. Bene, queste vi risparmio molte altre riflessioni che vi potete leggere con comodo, ma questo trittico che serve a decidere il successo di un'azienda, il fatto che finora l'azienda che è qui accanto a me l'abbia saputo meritare e conquistare,
però richiede che questa riflessione sia continuamente riaggiornata e ripensata per riuscire a meritarsi un futuro migliore anche di quello che è stato finora il suo successo. Grazie. Grazie professor Vaciago. Dario Foschini, che diciamo all'interno di questo quadro generale, globale, complessivo, ci racconta come la CMC affronta il problema della formazione del capitale umano e della competizione globale. Sì, sicuramente è acceso, non so bene. Sì. Sicuramente il tema del capitale umano è fondamentale per una cooperativa. È una cooperativa, non voglio dire che ha solo questo, ma sicuramente questo è il fattore più importante. Le cooperative nascono soprattutto su un tema occupazionale, dare lavoro, quindi non è ancora, la CMC è nata nel 1901, non nasce allora con il concetto del capitale umano, dell'innovazione e così via. Nasce per una tutela dell'occupazione, per dare un lavoro in maniera più equa, liberarsi del caporalato, insomma i primi anni del Novecento in sostanza l'economia, la struttura delle costruzioni edili era una struttura di caporalato, nasce per gestire il lavoro con i turni, cioè quindi una migliore equità in una situazione di carenza di lavoro. CMC fin dall'inizio ha dovuto affrontare delle crisi, per questo il tema diventa immediatamente di attualità. Le crisi non si possono superare semplicemente difendendo lo status quo, diciamo così, difendendo l'occupazione, resistendo, cioè le cooperative sicuramente resistono di più nella difesa dell'occupazione, ma poi i conti non tornano più e non si può andare avanti così. Io riguardando un po' la storia della CMC vedo che già nel 1913 si affronta una crisi del mercato dell'edilizia e i soci della CMC decidono di andare a lavorare al sud. Ecco, io faccio fatica a immaginarmi cosa voleva dire andare a lavorare in Calabria nel 1910, costruire strade, abbiamo fatto strade, acquedotti, la bonifica della zona del Metaponto. Ecco, allora quella la prima innovazione, no? Io dico, cioè, di fronte ad una crisi la crisi non è uguale per tutti. Prima il professore ne parlava confrontando due sistemi economici, vabbè, due mondi, insomma, in sostanza. Io ne parlo pensando semplicemente alla competizione tra imprese. All'interno di una crisi c'è comunque chi riesce ad avere maggiori quote di mercato, c'è chi riesce ad andare in un nuovo segmento di mercato. Allora la CMC andò in un nuovo mercato che era quello del sud. Durante la prima guerra mondiale io ho detto che la CMC faceva il 70% del suo fatturato tra Calabria, Basilicata, Puglia e un pochino Sicilia, ricostruzione dopo il terremoto di Messina. E quindi in sostanza, voglio dire, l'occupazione la siamo, i nostri antenati la sono andati a cercare dove poteva esserci. Tra l'altro c'erano queste opportunità di lavoro per una manodopera abbastanza qualificata, qual era quella da Ravenna, anche perché c'era una profondissima, una disastrosa emigrazione dalle aree del sud. E questo è un po', salto poi da questo inizio, perché poi le cose, come dire, si sono più o meno ripetute nel tempo. Sicuramente la CMC ha vissuto un periodo difficile, il fascismo, evidentemente il fascismo, come dire, ha mantenuto le strutture cooperative, ma ha sicuramente azzerato la partecipazione, che era un elemento fondamentale. Però insomma, in qualche modo la CMC è riuscita a superare quel periodo difficilissimo, il periodo delle guerre, dove ci si trovava con due aziende totalmente isolate dall'8 settembre del 43 fino alla fine. In sostanza ci si trovava ad avere un'azienda al sud e un'azienda al nord. Col secondo dopoguerra, il boom dell'edilizia, della ricostruzione, eccetera, la CMC ha cominciato a fare altre cose e quindi non più semplicemente, cioè si è specializzata di più, quindi ha individuato delle opere su cui poter crescere, su cui, come dire, io dico spesso, diventare un pochino i più bravi. Sono state le autostrade, sono state i primi tunnel,
I silos, abbiamo costruito silos un pochino da tutte le parti dell'Italia, quindi in quel caso diciamo abbiamo fatto un'innovazione, l'innovazione è stata non andare a cercare nuovi mercati geografici ma avere dei prodotti diversi. Di nuovo però insomma come vi dicevo le crisi si ripetono, negli anni 70, fine del boom economico, siamo andati all'estero. Quindi di nuovo un mercato geografico estremamente diverso, assolutamente nuovo per l'azienda. E veramente come ci si è andati proprio sulle opere che si facevano in quel momento, su quelle che si sapevano fare meglio. Il nostro primo lavoro, prima vi parlavo di silos, perché il nostro primo lavoro all'estero è stato costruzione di silos in Iran. Poi esperienze anche molto difficili, perché poi nell'Iran a un certo punto ci siamo trovati in mezzo alla guerra tra Iran e Iraq che ci fu nei primi anni 80, vabbè lì questi sono già ricordi che comincio ad avere io, i nostri italiani che lavoravano nei silos furono costretti a fuggire con dei camion, attraversare Russia, vabbè insomma credo che furono recuperati a Mosca o da qualche altra parte, insomma erano venuti in camion per tutta quella parte del mondo. Ecco, voglio dire, noi quindi siamo andati all'estero e abbiamo portato le opere che sapevamo fare meglio. Un po' alla volta però gli altri paesi sono cresciuti. Noi abbiamo quindi, ci siamo trovati con la sfida delle imprese dei paesi in via di sviluppo che fanno le strade, i silos non si fanno più, si fanno in carpenteria metallica, che fanno anche le dighe, direi. Noi abbiamo cominciato a specializzarsi nelle opere in sotterraneo. Parliamo delle metropolitane soprattutto, ma di impianti idroelettrici eccetera, pensando noi lavoriamo molto in Asia dove ci sono, e anche in Africa direi, ma soprattutto in Asia, ci sono queste enormi città, insomma le città medie hanno 10 milioni di abitanti, in cui c'è un gran bisogno di opere in sotterraneo e noi quindi siamo cresciuti su queste cose. E oggi in particolare noi in Italia abbiamo le tecnologie più avanzate, sono quelle dello scavo con le talpe o tunnel boring machines o TBM, macchine enormi che scavano in continuo le gallerie, sono macchine che costano fino a 40 investimenti rilevantissimi, fino a 40 milioni di euro, dove si coniuga, non sono macchine che si comprano dal catalogo, sono macchine che vengono progettate, certo c'è il produttore che le fa, che le progetta anche, ma le progetta congiuntamente con i nostri servizi tecnici, quindi in qualche modo l'esperienza poi che ricaviamo da ciascuno scavo, da ciascun tunnel, viene poi ribaltata nuovamente al produttore e al nostro interno per migliorare. Quella credo che si chiami, come dire, un po' un'innovazione incrementale, non stiamo facendo delle scoperte, però miglioriamo continuamente le nostre tecniche. Ecco, su questa storia io vorrei dire, devo dire due conclusioni innanzitutto. La prima, quella che vi dicevo prima, in sostanza, quello che ho anticipato, la crisi non è uguale per tutti. La crisi all'interno di una situazione di crisi si può anche rimanere quale si è, resistere, si può addirittura crescere. Si può crescere appunto avendo, attraverso l'innovazione, attraverso l'aggressione a nuovi segmenti di mercato, siano essi tecnologici o geografici. Chi si ferma difendendo semplicemente una struttura occupazionale vecchia, diciamo così, può resistere per qualche tempo, ma poi si muore. La seconda cosa, che riguarda soprattutto il capitale umano, certo noi abbiamo difeso l'occupazione, ma l'occupazione al nostro interno è cambiata in maniera radicale. Quella che era prevalentemente un'occupazione operaia è diventata un'occupazione di tecnici, di ingegneri, di laureati di ogni tipo e così via. Quindi è vero che abbiamo difeso, abbiamo mantenuto i livelli occupazionali, ma nel tempo c'è stato un cambiamento radicale della struttura professionale dell'azienda. Una cosa, credo che una domanda sorge spontanea, dice vabbè, ma questa è il fatto che siamo una cooperativa, cioè voglio dire una società privata che abbia, come dire, sani principi etici, sviluppo sostenibile, rispetto delle persone eccetera, non fa diversamente. Quindi le cooperative non pagano di più, non danno salari più alti degli altri. Quindi dov'è la differenza? Dov'è che la cooperativa può avere un qualche cosa in più? Io vorrei sottolineare due aspetti.
Il primo aspetto, nelle cooperative, noi i profitti delle cooperative vengono distribuiti ai soci in misura minimale. Gran parte del profitto dell'impresa cooperativa rimane all'interno dell'impresa. Non è oggetto di eredità, non è oggetto di vendite, ma rimane, il profitto va ad accrescere continuamente il patrimonio aziendale in un passaggio intergenerazionale. Dai primi del 1901 il patrimonio passa alle generazioni successive e nessuno se lo porta a casa. L'altro elemento che io ritengo fondamentale, la vera differenza, è che c'è il valore della cooperativa è che si partecipa ad un progetto comune, che in qualche modo si è padroni del proprio lavoro, in senso complessivo ovviamente, non che il singolo può fare quello che vuole, ma che questa organizzazione di persone in qualche modo è in grado di determinare il suo destino. Nel passato era soprattutto difendere l'occupazione, gestire i turni, eccetera. Nel dopoguerra era soprattutto una spinta politica, si può capire il tipo di forza politica che si esprimeva nell'immediato dopoguerra. Oggi il lavoro comune, diciamo la cooperazione, la partecipazione avviene soprattutto all'interno dell'azienda, rivolta all'azienda. E qui è importante la governance. Ecco, io sottolineare una cooperativa come la nostra prevede comunque che ci siano assemblee, che ci sia l'elezione del consiglio di amministrazione, che il consiglio di amministrazione a sua volta nomini, elegga il presidente e l'amministratore delegato. Quindi in qualche modo, ecco, e oltre a questo fatto, come dire, elettivo, che potrebbe essere visto come una cosa che succede ogni tanto, in realtà poi ci sono le assemblee, le riunioni all'interno dei cantieri, le riunioni periodiche sui risultati economici, la comunicazione attraverso gli strumenti di comunicazione aziendali e i canali informali. Questo non significa ovviamente che le decisioni vengano prese, le decisioni sulle politiche aziendali, se dobbiamo prendere o non prendere un appalto da qualche parte del mondo, che questo venga deciso in un'assemblea. No, non è questo. L'assemblea deve essere, gli strumenti nostri sono soprattutto strumenti che devono dare piena coscienza, piena informazione ai nostri soci su quello che facciamo. Poi i nostri soci prenderanno le loro decisioni nel momento in cui ci siano elezioni di consiglio d'amministrazione, nomine e così via. Ecco, un'ultima osservazione però che voglio fare è che c'è una cosa forse un pochino strana. Noi operiamo in 18 paesi al mondo, quindi insomma abbiamo una presenza estremamente estesa. Noi siamo presenti sia negli Stati Uniti con una società a Boston, sia in Cina. Noi lavoriamo in Cina dal 1989, quindi insomma, come dire, abbiamo visto. Io ricordo le prime volte che sono andato in Cina, era molto più povera, ma si capiva che stava per succedere qualcosa. Abbiamo visto quindi questi paesi, i paesi del terzo mondo, crescere come sono cresciuti. I paesi della periferia, diceva il professore poco prima, oggi pomeriggio, forse la periferia siamo noi, non sono più loro. Ecco, quindi abbiamo visto questi paesi crescere. Ecco, i soci della CMC sono 450, i dipendenti complessivi sono 7.000. Noi abbiamo la politica della porta aperta. Chiunque, nel momento in cui diventi dipendente a tempo indeterminato della cooperativa, può diventare socio. Quindi non è una struttura corporativa la nostra. Però c'è effettivamente, io avverto un qualcosa che stride in questo numero: 450 soci, 7.000 dipendenti. 7.000 dipendenti prevalentemente all'estero, prevalentemente 2.000 mosambicani, 1.000 sudafricani, 500 cinesi e così via, alcuni che si muovono tra i vari paesi. Noi ci portiamo i cinesi, che sono diventati molto bravi nell'operare queste macchine che vi dicevo prima. Spesso facciamo la battuta, abbiamo questi cinesi che sono sulle macchine dal 1989, parlano il cinese e il romagnolo, e ce li portiamo negli altri paesi. La macchina risponde. Sì, risponde. Capisce. Capisce il romagnolo. La macchina parla un po' troppo tedesco, però insomma, vabbè, questa è un po' la situazione. Ecco, voglio dire, noi abbiamo questo mondo attorno ai 450 soci. Come dicevo, c'è qualcosa che stride. Ecco, e qui sono le due sfide che secondo me abbiamo davanti. Prima cosa,
Le cooperative sono caratterizzate dal forte radicamento sul territorio, che si badi bene, ha un valore. Secondo me le cooperative in Emilia-Romagna, per esempio, sono un elemento di forte coesione sociale, quindi questo radicamento nel territorio è estremamente importante. Però oggi, sì, ok, ricordiamoci, questo è un valore, ma il radicamento nel territorio non può più essere elemento determinante. Secondo me, dico, come siamo radicati a Ravenna, siamo radicati a Maputo, Mozambico, a Johannesburgo, a Shanghai, bene, allora anche lì forse io penso c'è un po' una rete, io penso che anche quelle persone che lavorano con noi là in qualche modo siano parte della nostra cooperativa. Va superato questo radicamento territoriale dove c'è la sede. L'altra cosa, anche perché abbiamo proprio bisogno di queste persone che sono con noi all'estero. No, non le abbiamo, non le abbiamo. E l'altra cosa, perché ovviamente ci sono, cioè il concetto è questo, ma poi diciamo riuscire a declinarlo operativamente diventa una cosa piuttosto complessa. L'altra cosa, l'altro limite che noi abbiamo è quello del essere socio, essere dipendente a tempo indeterminato. All'interno dei 7.000 ce ne sono solo 500 che sono dipendenti a tempo indeterminato, tutti gli altri sono dipendenti di cantiere. Bene, il fatto, la porta d'accesso per diventare socio è avere un contratto a tempo indeterminato. Io credo che questo sia un muro che sta per cadere. Dobbiamo riuscire, come dire, io credo che debba cadere, ma debba cadere dal lato giusto, intendiamo, non vorrei essere frainteso. Ma sicuramente un certo tipo di distinzione tra contratto a tempo indeterminato e contratto di cantiere, che poi si ripete, cioè abbiamo delle persone, ci sono delle persone che conosco. 20 anni fa lavoravo all'estero, stavo in Etiopia, avevamo degli ottimi meccanici etiopici, migliori degli italiani, ce li siamo portati in Mozambico, sono ancora là che lavorano in Mozambico, cioè faccio fatica a dire che quello è un contratto a termine, mentre invece il mio contratto, quello dell'impiegato a Ravenna, è un contratto a tempo indeterminato. Ecco, è un muro che deve cadere e in qualche modo anche per queste persone in cui c'è una qualche flessibilità contrattuale devono diventare parte del nostro corpo sociale. E di qui ovviamente, siccome noi gran parte di questi 7.000 sono all'estero, il passaggio è anche breve per dire ecco che diventiamo un'impresa molto molto più internazionale, globale si fa fatica perché comunque stiamo su certi territori, non è che andiamo dovunque, scegliamo di stare in certi territori e di rimanerci, ecco che anche la forma cooperativa, il modo di lavorare nostro diventa non solo un patrimonio dell'Emilia Romagna ma anche dell'economia. Vabbè, cito sempre il Mozambico, ma insomma siamo in Mozambico, siamo in Sudafrica, Algeria, Angola e Singapore, ecco, cioè voglio dire, quindi lo strumento cooperativo può essere diffuso, possiamo riuscire a portarlo anche nei paesi che si affacciano, che insomma ormai si sono affacciati prepotentemente sulla scena economica mondiale. Ho finito, grazie. Beh. La CMC è una delle cooperative di produzione e lavoro, però non ci sono solo cooperative di produzione e lavoro, il problema del rapporto in un mondo globale, del rapporto con l'estero è un po' più complesso, se visto anche da altri fronti, no? Sì, volevo partire da una considerazione di tipo numerico. In Italia ci sono più o meno 80.000 cooperative. Di queste solo il 7% circa, 7,5% hanno una propensione verso la internazionalizzazione, esportano lavoro, esportano prodotti, fanno join, 7,5% su 80.000. Di queste ce ne sono almeno un altro 13% che avrebbero una predisposizione ad affrontare i mercati esteri, ma per una serie di problemi legati alle dimensioni delle imprese, legate alle difficoltà operative, legate a una scarsa conoscenza e preparazione per affrontare i mercati esteri, ancora oggi non sono nelle condizioni di farlo.
Lo dico questo perché dalla storia della CMC, che è una eccellenza in questo caso, non possiamo ricavare facilmente una valutazione che ci dice la internazionalizzazione è la soluzione dei problemi dell'oggi. La storia della CMC ci dice che affrontare i mercati esteri, e per mercati esteri nel caso della CMC la stragrande maggioranza è oltre l'Europa, e quindi nell'altro mondo, quindi non nel mercato attuale domestico che è l'Europa della moneta unica, occorre una esperienza, una capacità professionale, investimenti, anni, e non sempre le cose ti vanno bene, perché dalle cose che abbiamo sentito l'esperienza di questa eccellenza è stata costellata nel tempo da episodi a volte anche drammatici, no? Ma soprattutto da una serie di situazioni che hanno consentito nel tempo alla CMC di acquisire una specializzazione. Vanno, adesso io lo dico sempre perché sono affascinato da queste grandi macchine, dico, si sono specializzati a fare dei buchi, ma buchi con delle macchine che valgono centinaia di milioni, quindi non ci si va all'estero a fare, nel caso dell'industria del settore delle costruzioni, a fare le strade o le villette a schiera, ci si va a fare queste cose. Per cui evitiamo il rischio di pensare che la internazionalizzazione sia la soluzione dei problemi, perché a volte ce lo vendiamo, no, tra di noi, che questo è il problema. È sicuramente una questione che va affrontata. Va affrontata in una logica di medio-lungo periodo, perché l'Italia, rispetto ad altri paesi, Germania piuttosto che Francia, per esempio nel settore agroalimentare, esporta la metà di quello che esporta la Francia, e non si capisce il perché una cosa del genere debba succedere, se non per una serie di motivazioni che stanno, voglio dire, in senso generale in una difficoltà del nostro sistema paese, dove c'è dentro la responsabilità delle imprese, c'è dentro la responsabilità e la mancanza di politiche adeguate delle istituzioni, della politica. Quindi c'è un problema di sistema paese che va messo in moto in maniera tale da creare condizioni per cui le imprese riescano a sviluppare questa attività. C'è una propensione, sicuramente da questo punto di vista c'è uno spazio sul quale le imprese in generale e nello specifico le cooperative possono misurarsi con questo problema. La CMC è un caso, voglio dire, dove esportiamo lavoro, no? Non esportiamo prodotti, esportiamo lavoro. Ed è una situazione nella quale, voglio dire, del tutto particolare. Io credo che esperienze come quelle della CMC, ma non solo, voglio dire, ci sono anche altre imprese cooperative che acquistano imprese estere, quindi hanno un piano di sviluppo e di espansione della propria attività attraverso l'acquisizione all'estero di imprese. Ci sono imprese che mantengono il loro come dire, cervello produttivo, innovativo qua, sto pensando alla SACMI di Imola per esempio, un altro fenomeno di un'impresa importante che fa esportazione e realizza per esempio in India una fabbrica per la costruzione di presse, ma per il mercato indiano, perché costruire in Italia e trasferire in India sarebbe stato antieconomico, non produttivo. Non ha delocalizzato la produzione per il mercato italiano o per il mercato europeo, che è rimasta e rimane oggi, ancora oggi, su Imola e quindi in questa regione. Tutta l'innovazione tecnologica e tutta la parte alta, qualitativa dal punto di vista, rimane qui.
Quindi questo è un altro modo per affrontare una questione che viene declinata genericamente come propensione all'esportazione, internazionalizzazione delle nostre attività, ma che trova, a seconda dei settori, a seconda delle dimensioni, a seconda della storia delle stesse imprese, delle declinazioni diverse. Ora voi, a me, voglio dire, preme sottolineare questo aspetto, perché oggi per esempio abbiamo parlato in un'altra sessione del meeting di un progetto particolare che si chiama Petroleum e che, come dire, che ha la finalità di valorizzare il patrimonio di bellezza che c'è nel nostro paese in termini di storia, in termini di architettura, di archeologia, di bellezze paesaggistiche, di enogastronomia. E su questo progetto promosso e sviluppato dalla fondazione Obiettivo Lavoro si parlava di occupazione giovanile, in modo particolare occupazione giovanile attraverso la start-up di cooperative di giovani fortemente legate al territorio. Ora, questa sera parliamo della CMC che ha cantieri in India, in Cina, nel Mozambico, quindi in 18 paesi, nel mondo, non in Europa, nel mondo. 44 lingue si parla. 44 lingue più una che è romagnolo. Che è romagnolo. Quindi, 44 più una. Quindi il movimento cooperativo è questo. Ha una sua articolazione che è in ogni situazione, sia che si parli di start-up, sia che si parli di CMC, quindi una grande eccellenza con questa propensione verso l'estero, c'è un dato, un tema che va comunque sottolineato e che deve rimanere presente e che lega la piccola cooperativa rispetto alla grandissima esperienza. La piccola cooperativa senza la solidarietà della grande cooperativa non può nascere. Una delle cose che Foschini diceva, io la traduco in altri termini, è che la CMC è una cooperativa che produce grandi utili, che vengono reinvestiti all'interno dell'impresa per creare occupazione e lavoro. Una parte di quegli utili vanno a finire in un fondo che si chiama Fondo di Sviluppo Cooperativo. E sono, per voglio dire, brutalizzare il ragionamento, i soldi dei cooperatori ravennati che vengono messi a disposizione della piccola start-up che si crea per gestire il museo dell'agricoltura del comune di Bagnacavallo. Non è un esempio fatto a caso. Quindi da questo punto di vista c'è un legame forte, quando si parla di legame c'è un elemento forte di solidarietà che è tipico del movimento cooperativo. Il sistema valoriale del nostro mondo è un sistema che ha forti radici sul proprio territorio, ha forti connessioni col territorio ed è un valore da preservare. Questo non diventa un vincolo nel momento in cui ti poni un obiettivo di misurarti con il mercato globale. La dimensione dell'impresa è uno degli elementi sul quale, la discussione non è mai finita, è in costante e continua ricerca ed evoluzione. Noi le imprese cooperative, così come le abbiamo conosciute 20 anni fa, le andiamo a vedere oggi, a tutti i livelli e in tutti i settori, hanno delle dinamiche, delle dimensioni completamente diverse. La democrazia interna delle cooperative è una democrazia che è fortemente condizionata dalla presenza, per esempio, della rete, dell'innovazione tecnologica. Ci sono cooperative che hanno dimensioni nazionali che hanno una ricchissima vita democratica interna attraverso internet. Non c'è più bisogno di fare le riunioni guardandosi vis-à-vis. C'è la possibilità attraverso le teleconferenze, attraverso internet, attraverso Skype, attraverso l'utilizzo della rete di avere collegamenti, di avere rapporti, di avere una costante e continua partecipazione del socio
alla vita della cooperativa, e questo mette nelle condizioni di affrontare anche esperienze innovative come quella dei mercati esteri e quindi dell'internazionalizzazione della propria attività, facendo evolvere alcuni principi che per un cooperatore sono sacri: la partecipazione dei soci alla vita democratica della cooperativa, la intergenerazionalità dei patrimoni, la autonomia della cooperativa rispetto ai fattori esterni, la capacità di reinvestire i propri utili per creare lavoro e creare sviluppo della propria attività, una solidarietà diffusa del movimento cooperativo che consente di utilizzare una parte di quegli utili per sviluppare nuove cooperative in nuovi settori. Ecco, io credo che questo sia l'elemento da sottolineare in un momento dove il tema della internazionalizzazione è sicuramente uno degli elementi su cui recuperare dei ritardi per il movimento cooperativo, però significa anche una bella sfida, perché significa, come dire, aggiornare dei valori e dei principi che sono antichi, che rimangono tali, ma che vanno interpretati in una logica di attualità e proiettati nel futuro, in un mondo dove la tecnologia, l'innovazione, la rete rappresentano delle grandissime opportunità per affrontare il problema in questi termini. Professor Vaciago, chiudiamo così con una domanda. Lei come vede questo mondo, il mondo del sistema produttivo cooperativo con queste caratteristiche nel mondo nuovo di cui parlava prima? Sicuramente l'esperienza CMC è unica. Nel mio testo c'ho scritto, e lo potete leggere, che mi ricorda il calabrone, in altre parole quell'animale che in base a tutte le leggi della fisica non vola, però vola benissimo da sempre, quindi evidentemente fa eccezione. Il problema vero è che mai come oggi la sfida che noi abbiamo come paese, e poi la decliniamo sulle piccole aziende, sul mondo cooperativo, nelle sue varie parti, diciamo, la sfida che noi abbiamo è, da un lato, continuare con le nostre virtù di sempre. Noi sappiamo fare bene le cose, basta visitare una qualunque delle nostre chiese, non solo a Ravenna, ce ne sono di belle anche in tutta Italia e in tutto il mondo. Basta ricordarci cos'è stata per secoli e tuttora è la fabbrica del Duomo di Milano. È un cantiere. E da lì sono usciti scultori famosi, perché la fabbrica del Duomo una volta era una sorta di scuola permanente di come si impara a fare le cose bene, e poi abbiamo fatto chiese in tutto il mondo. Allora, noi esportiamo saper fare, non è che esportiamo lavoro o idee eccetera, esportiamo saper fare, e saper fare da sempre è genio che l'educazione ti dà. Non si nasce bravi, li si diventa e li si resta continuando a investire sul capitale umano. E mai come adesso questa idea dell'imparare a imparare finché campi è diventata decisiva, perché il mondo si muove a velocità incredibili, cioè succedono cose quotidianamente che un anno fa non succedevano. Anche le cattive notizie, chi aveva in mente il Banco di Santo Spirito in Portogallo e perché momenti il mese scorso si stava riaprendo una crisi finanziaria? Io manco sapevo che esistesse il Banco di Santo Spirito e che di nuovo ci fossero problemi irrisolti. L'Ucraina io la ricordavo per Chernobyl, fu la fine della centrale di Caorso che c'era a Piacenza, dove io sono nato. Non sapevo che c'era questa Ucraina un anno fa come problema irrisolto. Quindi la capacità di continuamente capire i problemi dell'anno prossimo, perché se tu vuoi crescere devi risolvere i problemi del futuro. Noi stiamo ancora discutendo dell'articolo 18, cioè dei problemi del passato. Questo è il dramma paese, no? Allora, abituare il tuo stock di sapere,
gli uomini e le donne che fanno parte, credo che per ora basti dire uomini e donne, ma in futuro sarò demodè, gli uomini e le donne che fanno il tuo capitale umano a governare un futuro che non sta fermo. Beh, questo è affascinante, preoccupante. Qualcuno ogni tanto chiude e dico: come mai ha chiuso? Era così bravo qualche anno fa, ma il mondo nel frattempo è cambiato. Questo vuol dire che devi continuamente fare uno sforzo, certamente per inglobare nuovi soci, fare crescere una cooperativa globale che necessariamente prima o poi dovrà avere soci fuori dall'Italia, se no rimane quelle cose incredibili che sono un piccolissimo fusto con un'enorme pianta, è fragile. Quando arriva il temporale, il volume della pianta rispetto al fusto, per quanto robuste siano le radici, la rende esposta ai venti. Quindi devi ingrandire anche la pianta, non basta ingrandire. Io non me lo ricordavo, avevo letto un po' di cose su CMC, ma quel rapporto soci dipendenti è anomalo, così diciamo, che vuol dire che è un problema da mettere sul tappeto e ragionarci su. Dopodiché l'altro discorso: se mai avremo un paese e un governo, la cooperazione la si fa anche coi paesi, il che significa che il ministro Marras agli esteri deve venire con voi, che significa che il viceministro Calenda al Mise deve venire con voi. Sono gli uomini che in questo governo lavorano con la nuova legge sulla cooperazione paesi, perché non si può cooperare all'insaputa degli altrui governi, se no che razza di modello è? Fragilissimo. E quindi anche lì questa è un'altra sfida, che non è solo di un'azienda, è la sfida del paese. Le nostre aziende che io incontro in giro per il mondo mi dicono che gli piacerebbe averci vicino un governo. Io dico che anche a noi italiani piacerebbe avercelo un governo qui, a maggior ragione offrirlo alle aziende nostre che escono. Grazie professore. Grazie a tutti.